Siamo a Badia Tedalda, comune dell'Alta Val Tiberina. Come vedete, la straordinaria nevicata che è caduta nelle scorse ore ha letteralmente sommerso le auto, gli ingressi delle abitazioni, degli esercizi commerciali. Dopo alcune ore e grazie agli interventi del comune, di una squadra speciale della protezione civile, ma insomma di tutto il sistema appunto di protezione civile, la situazione sta tornando piano piano alla normalità. Le strade sono state aperte, quindi sono percorribili, ma rimangono alcune importanti criticità, come ad esempio 3 frazioni ancora senza corrente elettrica. Allora, il collegamento telefonico è una novità di stamattina, perché fino a ieri andava, quindi TIM non funziona quasi da nessuna parte, ma siamo in contatto con la prefettura e con la protezione civile provinciale e quindi sono continuamente in azione. Però le zone dove c'è l'interruzione di corrente di energia elettrica da ieri, quindi sono già 2 giorni, sono le frazioni di Rofelle, la frazioncina di San Patrignano, dove abito io, e Caraffaello, che è l'isola amministrativa, quella che è nell'enclave. Nel pomeriggio il problema corrente si risolve solo per la frazione di San Patrignano. Nel capoluogo, a Badia, non funziona la telefonia fissa e la TIM, e la corrente manca ancora nella frazione di Rofelle e Caraffaello, è il terzo giorno consecutivo. Come sono state queste ore? Abbastanza difficoltose, soprattutto per le persone anziane che si trovano isolate, senza luce, senza riscaldamento, quindi è stato problematico quello, però ci stiamo dando da fare per aiutarli il più possibile. Sì, un giorno siamo riusciti a sistemare un po' le cose in modo tale che ci si possa muovere. E servirebbe nelle nostre zone marginali e periferiche una revisione completa di quelle che sono le infrastrutture, no? Che appunto c'era appunto un punto ghiacciato di difficile risoluzione, legato anche alla vetustà della linea. Quindi sicuramente bisogna anche domandarsi: queste linee elettriche, queste linee telefoniche fisse, le linee nelle zone marginali come le nostre, hanno bisogno o no di una revisione generale? La risposta è: hanno bisogno, perché dopo in situazioni come queste non si riesce a fronteggiare il problema. Però devo dare atto sia alla TIM che a quelli di Enel che le squadre si sono attivate ieri con tante persone, con tanti mezzi. A questo punto noi avevamo delle frazioni isolate, sono state liberate, quindi le strade sono tutte aperte. A questo punto vanno allargate, ci servirebbe una turbina, perché noi siamo dotati soltanto di spartineve, e quindi sia per allargare i parcheggi nel capoluogo, sia per allargare le strade comunali, non sarebbe male avere una turbina. So che la provincia di Arezzo in dotazione ce l'ha, e in ogni caso, superata questa fase critica, ora cercheremo anche di migliorare l'apertura delle strade, nel senso la larghezza, per poter far scambiare 2 macchine. Però la criticità vera è la corrente elettrica. Sarà processato con rito direttissimo il 25 gennaio il tifoso della Roma, arrestato per rissa aggravata dopo gli scontri in A1 con i tifosi partenopei. Martino Di Tosto, cuoco di 43 anni, romano, è ritenuto dai PM uno degli ideatori delle modalità con cui i tifosi giallorossi si sono trovati e scontrati con quelli del Napoli all'altezza dell'autogrill di Badia Alpino Est lo scorso 8 gennaio. Arriviamo che li trovamo, pare avesse scritto poco prima degli scontri, come risulta agli inquirenti. Nelle chat analizzate si parla dell'intenzione di andare nei pressi dell'autogrill di Badia Alpino per incontrare gli ultra napoletani. Il GIP aveva convalidato l'arresto lo scorso 15 gennaio, disponendo poi la misura dell'obbligo di firma e di dimora nel comune di residenza. Quello del tifoso romanista, che fece accesso al pronto soccorso di Arezzo per ferite alle gambe, è stato l'unico arresto convalidato rispetto agli altri tifosi romanisti e uno napoletano che vennero arrestati nelle ore successive e per i quali l'arresto in flagranza differita non è stato convalidato. Sono 9 gli indagati da parte della Procura di Arezzo sulla giornata di guerriglia. A loro viene contestato, tra gli altri, anche il reato di attentato alla sicurezza dei trasporti. Per loro poi era già scattato anche il DASPO, il divieto di accedere alle manifestazioni sportive, e 2 mesi senza trasferte.
sciopero, questo ti fa vedere quello che il gestore, come sono retribuiti i 20 euro che hanno. Scatta la grande serrata dei benzinai in tutta Italia, 48 ore di sciopero nelle quali si fermeranno anche i self service. Terzo benzinaio che faccio perché gli altri due hanno finito la benzina, quindi... Anche ad Arezzo, come nel resto della Toscana, i benzinai sono pronti ad incrociare le braccia. Da oggi alle 19 sulla rete ordinaria e dalle 22 sulle autostrade, le pompe di benzina e gasolio resteranno chiuse per 2 giorni. È stato inevitabile perché abbiamo fatto dei tavoli di incontro con il governo, il quale aveva promesso di scusarsi per quelle diffamazioni che aveva fatto sul nostro conto, importanti a mio avviso, di scaricare a noi la responsabilità di un aumento dei carburanti che è veramente assurdo perché... Come avete visto dal foglio E, la nostra retribuzione è veramente misera. Restano così distanti le posizioni tra governo e organizzazioni di categoria sul decreto trasparenza sui prezzi dopo i rincari scattati ad inizio anno. Ma decreto trasparenza di che? Cioè, loro il decreto dicono che noi bisogna prendere e mettere un'ulteriore cartellonistica dove con un doppio prezzo facciamo poi anche vedere il prezzo medio nazionale. Ma di che parliamo? Il rialzo della benzina era infatti partito a Capodanno con la fine dello sconto sulle accise introdotto a marzo dell'anno scorso dal governo Draghi. Il costo era così schizzato attorno ai 2 euro. Chiediamo che lo Stato rintervenga sulle accise e faccia un passo indietro e riporti il prezzo a quello che era prima della fine dell'anno. Quindi noi non c'entriamo niente su questa situazione qua. Inevitabili le code prima della serrata, nelle prossime ore. Infatti fare benzina sarà difficile, ma comunque non impossibile. Ci saranno degli impianti aperti per garantire comunque un servizio. Ancora una segnalazione di pecore uccise e di lupi che avrebbero banchettato nella zona di Indicatore ad 1 chilometro dal centro abitato. È il gruppo Facebook Problema Lupo a raccoglierla con tanto di foto e adesso è nato anche un comitato Emergenza Lupo Arezzo. Il comitato è sorto dopo le innumerevoli segnalazioni, soprattutto dalle zone di Ricutino, Policiano, Frassineto, finite anche sul tavolo del prefetto di Arezzo e adesso è stata fissata un'assemblea pubblica. È in calendario il prossimo 27 gennaio alle 21 presso la sala parrocchiale della chiesa dei Santi Quirico e Giulitta a Ricutino. Il comitato, si legge nel comunicato ufficiale, intende promuovere azioni legali, istanze, richieste, esposti e quant'altro venga ritenuto utile per le proprie finalità. I casi di predazione e danni di animali domestici o da allevamento sono diventati, scrivono, una preoccupazione quotidiana. Di poche ore fa un altro video, che sarebbe infatti stato raccolto da un automobilista nella strada di Ristradelle fra Policiano e Frassineto. In molti direbbero è il normale corso della natura. Il fenomeno è comunque attenzionato dai carabinieri forestali, interessati dalla prefettura ad effettuare un monitoraggio puntuale. Margherita è il nome scelto per questa mucca che si era fermata nel borgo di Capraia di Talda. Lì era arrivata lo scorso novembre per le dossa. L'intero paese l'aveva subito adottata e nutrita. Faceva parte di una mandra di un pastore che pare stesse affrontando una transumanza dal Piemonte al sud Italia. Non era sola, ma con un gruppo di altre mucche. Alcuni residenti le avevano notate vaganti e così erano state recuperate e riconsegnate al proprietario. Margherita, mucca ribelle, invece era rimasta a Capraia. Subito l'associazione animalista Vita Tacani si era attivata per istruire gli abitanti su come accudirla e trattenerla in modo che non si allontanasse, evitando che si facesse male o potesse provocare incidenti. La mucca oggi è stata recuperata e restituita al proprietario. L'associazione a tutela dei diritti animali e referente della rete dei santuari di animali liberi aveva chiesto alla sindaca di Talla, Eleonora Ducci, di dare in affidamento la mucca a un rifugio o a un santuario dove avrebbe potuto vivere libera tutta la sua vita. Il messaggio è anzitutto un messaggio di gratitudine per il servizio che la stampa fa nel nostro territorio. Lo dico non solo per la stampa in genere, ma per la nostra stampa, e quindi l'incontro di oggi per me è occasione per dire grazie. L'ho detto anche per come mi ha accompagnato nell'inserirmi nella nuova diocesi. Il vescovo della diocesi di Arezzo Cortone Sansepolcro, Andrea Migliavacca, ha incontrato la stampa locale in occasione della ricorrenza di San Francesco di Sale, patrono dei giornalisti. La stampa ha un grande ruolo nel servizio della comunicazione dell'annuncio, nella ricerca e nella promozione della
verità, nella libertà e nella condivisione di storie, storie di vita, perché a volte la cronaca racconta i grandi eventi, ma ci sono storie di vita quotidiane che non possiamo perdere e la stampa lo può fare. E poi le nuove emergenze da affrontare. A volte semplicemente prospettare soluzioni non risolve e invece camminare insieme, condividere può aiutare a sostenere un cammino che oggi vede molteplici difficoltà. Partirei dalle difficoltà di carattere economico, che non sono solo macroeconomiche, ma è la vita delle famiglie, è l'ampliarsi di realtà di povertà diffuse anche nel nostro territorio. C'è l'emergenza legata all'ambiente che chiede una vera conversione, tra un po' inizieremo la Quaresima, ci sono tanti ambiti di conversione, c'è anche la conversione ecologica e di impegno nel costruire comunità energetiche e nel rispetto dell'ambiente. C'è l'emergenza oggi della costruzione della pace. L'incontro è stata anche l'occasione per presentare le celebrazioni della Madonna del Conforto. Quest'anno la messa delle 10.30 sarà presieduta dal cardinale di Siena e Montepulciano, il cardinale Paolo Lo Iudice. Sono molto contento che venga e lo ringrazio e ci aiuterà a rendere bella nella preghiera solenne la nostra festa. E poi per me vivrò con un po' di curiosità perché è la prima festa che vivo nella sua pienezza dalla novena fino alla celebrazione del 15 febbraio e quindi sarò, lo dico così, vescovo e pellegrino, vescovo e fedele in cammino per mettermi sotto lo sguardo di Maria. Ho la sensazione che nel rapporto tra noi ci sia qualcosa che non torna. Tu hai avuto la tua vita, io ho avuto la mia. Cosa vuoi? Che vada tutto a posto così, in un attimo. La diva Alexandra Del Lago, interpretata da Elena Sofia Ricci nell'intreccio con il gigolo Sean Swain Gabriele Nagni al Teatro Petrarca. In città, infatti, è arrivata la dolce ala della giovinezza di Tennessee Williams, uno spettacolo di drammaturgia americana degli anni 50. Tutti mi dicevano che ero ridicola. Pensare di non poter tornare sullo schermo come donna di mezza età. Dicevano che ero un'attrice, non una star e basta, che la mia carriera non dipendeva dalla mia giovinezza. Ma in fondo all'anima io lo sapevo che il mito di Alexandra Del Lago era inseparabile dalla sua giovinezza. Elena Sofia Ricci e Alexandra Del Lago, star del cinema in declino, non più giovanissima, alcolizzata e depressa, in fuga da quello che credo un insuccesso del suo ultimo film, cerca un rimedio alla solitudine nelle braccia di un gigolò, giovane e bello, un attore fallito in cerca di rilancio, ma destinato ad una triste fine una volta che ha perduto il suo unico bene, la gioventù. Tutto quello per cui vivevi si perde. O ti abbandono. E allora muori. O trovi qualcos'altro. Questa. Tennessee Williams, da grande drammaturgo, è in grado di stupire, sovvertendo genialmente il destino della donna. Vieni qui. Vieni. A farmi credere che siamo due amanti giovani. Senza vergogna. Visto l'uomo sempre se paura, non so paura qual è la verità, ovvero l'uomo che mangia creatura,
Io piemontese la vita caccia. Ha fatto tappa anche ad Arezzo durante il suo tour Il Grande Tamborrista e racconta storie napoletano Luca Rossi grazie ad una collaborazione lunga quasi 20 anni con Gianni Bruschi e Francesco Botti, allora iniziatori del progetto Mediterraneo, oggi gestori del centro Spazio Seme. Abbiamo viaggiato sia in Tunisia che nel sud Italia, da Napoli alla Sicilia, e quindi quando con il suo Tamorra Tour passa dalle nostre parti, da Bologna, Roma, è sempre ospite qui da noi. E la collaborazione con Luca prevede anche l'incontro con Marna Fumarola, Marco Lazzeri. Noi come quartetto Mosaico Mediterraneo stiamo portando avanti una collaborazione che aveva avanti da molti anni, e quindi ritrovare Luca qua da noi per noi è sempre un momento di grande gioia. Rossi è un innovatore della tamborra e della musica tradizionale del sud Italia. Con il suo antico tamburo a cornice ha viaggiato in lungo e largo portando il suo suono unico in giro per il mondo. E portare noi stessi fuori, portare la nostra identità di italiani fuori, far cantare le persone questo tipo di repertorio, farle entrare in un certo tipo di viaggio, in un'atmosfera che poi è qualcosa che si può scoprire solamente magari venendo qua, e magari ecco, la portiamo fuori, io la porto con il tamburo, con la tamborra. Un, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, un, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, un, due, tre, quattro, cinque, sei,